rivedo ancora la vecchia bottega dei ferramenti della mia felice infanzia, al centro del paese, vicino alla chiesa madre, con le sue porte di legno massiccio, dove rotoli di corda e di filo spinato facevano bella mostra. Appena entravi, odori diversi e particolari inebriavano il mio odorato. Fra il banco di vendita e barilotti colmi di chiodi di ogni misura, stava seduto un signore dal vecchio stampo, Don Alberto, col suo curato baffo e l'elegante gilet nero, da dove spiccava una grossa catena dell'orologio, mentre un giovane sorridente ti accoglieva con modi garbati e signorili e ti accorgevi subito che era il padrone di bottega. Uno svelto garzone indaffarato serviva la frettolosa clientela. Una vetrinetta catturava i miei occhi, dove piccoli temperini e coltelli, insieme ad antiche lanterne e lumi a petrolio, mi affascinavano. È qui che ho comprato i miei primi pennelli e i colori ad olio. Ora, quella vecchia bottega, di un tempo andato, è stata trasferita in un altro luogo, ma rimane sempre nei miei ricordi con quella bella figura di Don Alberto, il giovane Vincenzo sempre presente e quel piccolo mondo di merce, per quei tempi difficili ma di grande sviluppo.